Ciao carissimi amici, eccoci arrivati all'inizio del Triduo Pasquale. Usando un'espressione di Don Tonino Bello, possiamo dire di aver compiuto un cammino in questa Quaresima, dalla testa ai piedi, dalla testa sulla quale abbiamo ricevuto le ceneri, la nostra testa, nel mercoledì delle ceneri, all'inizio della Quaresima, per arrivare ai piedi dell'altro. Gesù, nell'ultima cena, lava i piedi ai suoi discepoli. Ecco, allora questa è la prima realtà significata in questo Giovedì Santo, il primato del servizio, dell'amore, espresso proprio attraverso questa lavanda dei piedi. Anche voi, dice Gesù, dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. E non ci dimentichiamo, Gesù lava i piedi anche di Giuda, che sarà colui che poi lo tradisce. Quindi un amore che non trova scuse, non trova confini, è un amore sconfinato, un servizio che è fatto a tutti indistintamente. La seconda realtà poi nel Giovedì Santo è l'istituzione dell'Eucarestia. In quell'ultima cena Gesù dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Istituisce così l'Eucarestia, cioè dà modo ad ognuno di noi di averlo presente sempre, realmente, veramente, sostanzialmente, nella nostra Chiesa e in tutte le Chiese sparse nel mondo, all'interno del tabernacolo, c'è la presenza vera, reale, sostanziale del Signore, di Cristo, in quel pane. In ogni Eucaristia, in ogni messa, nel pane e nel vino, Gesù si rende presente. E la terza realtà significata in questo Giovedì Santo è l'istituzione del sacerdozio. Dopo aver detto prendete e mangiate, prendete e bevete, dice fate questo in memoria di me. Gesù sceglie alcuni tra gli uomini per dispensare i sacri misteri. Sono i sacerdoti. E allora in maniera particolare oggi la nostra preghiera deve essere per i sacerdoti. Pregate per noi sacerdoti. Ringraziamo se nella vita abbiamo incontrato dei pastori, delle guide secondo il cuore di Gesù, e preghiamo per tutti i sacerdoti, per coloro che sono in particolari difficoltà, per coloro che hanno perso l'entusiasmo del ministero. Il Signore faccia riscoprire l'amore che deve traboccare dal cuore. E se mi permettete, a conclusione di questo breve video per prepararci al Giovedì Santo, vorrei consegnarvi un gesto da fare nelle vostre famiglie, nelle vostre case. Sì, seguite indubbiamente le celebrazioni di questo Triduo Pasquale, partecipate attraverso i canali della diocesi o attraverso la televisione, seguendo la messa di Papa Francesco, alla messa in cena Domini. Però ricavatevi in questo Giovedì Santo un tempo, un breve spazio per pregare in famiglia attraverso un piccolo rito domestico. Sarebbe bello che i genitori, il padre, la madre, lavassero i piedi dei figli, così come sarebbe bello se lo sposo lavasse i piedi della sposa e viceversa. Ci aiuta ad entrare in quella dimensione del servizio che si fa carico prima di tutto di chi abbiamo sempre davanti. A volte è molto facile prestare il nostro servizio e accorgerci
di chi è al di fuori delle nostre mura. Molto più difficile renderci conto di chi ha bisogno nelle nostre case. E allora questo gesto sicuramente potrà aiutarci. Buon Giovedì Santo a tutti, da parte mia e anche da parte di Don Bonaventura. Ciao!